Buongiorno, eccoci al nostro 14° incontro, sempre sulla pagina della Dei Merangoli. Oggi, per richiesta del direttore editoriale Claudia Bisceglia, voglio ricordare che è una giornata particolare. Infatti, oggi è la giornata internazionale del libro e del diritto d'autore, una giornata importante naturalmente per gli editori, per gli scrittori e per i lettori. Una giornata che è stata creata dall'UNESCO per evitare di perdere, il piacere della lettura e soprattutto l'importanza, del libro. Ma mi piace ricordare da dove deriva questa giornata, questa importante giornata. Deriva da, la festa di San Giorgio, che si svolge in Spagna, in Catalogna, che si svolgeva regalando dei fiori da parte degli uomini alle proprie donne. E per estensione i librai hanno cominciato a regalare a chi comprava un libro una rosa. Ecco, quindi questa è la festa del libro e delle rose. La nostra rosa olentissima, cioè il nostro libro, per me che sono una scrittrice, per gli editori il libro è come una rosa, fiorisce in tutte le stagioni, ma questa è la stagione migliore della fioritura perché siamo in primavera e qui ci sono infatti le mie rose, i girasoli, la calendula, i gerani, tutti i fiori dell'orto, del giardino, del nostro orto narrativo interiore. Però noi in questo momento non siamo dei grandi lettori, stiamo perdendo il piacere della lettura, che non fa solo cultura, ma soprattutto aiuta ad avere il beneficio del dubbio. In un momento in cui l'informazione ci raggiunge in ogni direzione ed dice qualcosa, è il contrario di quella cosa. Quindi avere la centratura della propria capacità di pensare a più dimensioni è quello che un po' ci regala il libro. E per evitare di sfiorirlo, vi voglio leggere una bellissima poesia scritta da Dino Campana per la sua donna all'epoca, Sibilla Aleraimo. Quindi un poeta e una scrittrice, 1917. Dino Campana, autore dei Canti Orfici. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme. Abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore. Col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose, che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi, le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose. E così dimenticammo le rose. E quindi noi cerchiamo di non dimenticarci queste rose di scrittura che fioriscono continuamente da tutte le parti del pianeta. E quindi oggi siamo qui per la nostra lettura di Mamoi, e stavolta la nostra rosa si chiama Alloro. Proseguiamo con Marian Maestru, che è arrivato al paesino di Sorres e ha trovato negli usci delle case e soprattutto in una casetta, delle ghirlande proprio di alloro. Le donne del paese sapevano che quella ghirlanda era un oggetto magico che favoriva la fortuna e la sorte, e su tutte le porte del paese era costume appenderne una simile.
Ci fu anche chi aveva provato a sorvegliare l'uscio della casetta la domenica per vedere chi ponesse quella ghirlanda. Ma l'unico ricordo conservato era quello di una fitta nebbia che scendeva in un attimo e subito si rarefaceva, scomparendo poi del tutto. Del resto, a mezzogiorno in punto, molti sentivano provenire dalla finestrella aperta un intenso profumo di alloro bruciato, come se una sacerdotessa di Esculapio si preparasse a fare una divinazione. Altri sentivano un canto lontano, una vibrazione armoniosa che si insinuava nell'anima, riequilibrando ogni corpo e infondendo gioia e felicità. A Sorres, quindi, si nutriva un grande rispetto nei confronti della casetta della Loro e dei suoi misteriosi abitanti, e quasi una venerazione per quell'essenza. Nell'orto di ogni abitazione, infatti, era coltivato il lauro, a volte tagliato in forma di cespuglio, altre volte di albero, che veniva usato sia come pianta ornamentale, sia come pianta aromatica. Foglie e bacche erano utilizzate per aromatizzare carni, selvaggina, pesce, patate, sughi a base di pomodoro, verdure sott'olio e sott'aceto. Ma le donne anziane conservavano anche le foglie secche per favorire la digestione, combattere i dolori allo stomaco e l'inappetenza e per ottenere infusi benefici in caso di tosse secca. Inoltre, le guaritrici del paese dalle foglie ricavavano sia un olio essenziale con cui curavano reumatismi, slogature e distorsioni, sia un particolare infuso che stimolava anche il loro potere di chiaroveggenza. Maria Maistu si fermò davanti a quella casetta e bussò, ma nessuno gli rispose. Una donna che passava con una brocca sulla testa gli disse che sarebbe stato inutile insistere o aspettare perché nessuno gli avrebbe aperto. Il giovane, perciò, andò a cercare una locanda dove trascorrere la notte. Poi, mentre tutto il paese era sprofondato nel sonno, si recò alla casetta e proprio a mezzanotte in punto bussò di nuovo, mentre l'ultima pavoncella iniziava il suo volo. Bussò 3 volte, ma la porta non si aprì. Sentì però il suono di un telaio che tesseva e dalla finestrella tonda uscì lo stesso profumo di lauro che aveva percepito nella grotta. Poi il silenzio avvolse di nuovo ogni cosa. La notte successiva e quella dopo ancora si recò di nuovo lì, ma accadde la stessa cosa. La terza notte, però, mentre stava per andare via, udì una vocina lontana. «Qui non puoi entrare!» sentì sussurrare. Allora il giovane imbracciò le sue launeddas e suonò una melodia dolcissima. «Sono un viandante smarrito. Datemi asilo per stanotte!» cantò. Nel mio giaciglio non ci sono che spine, rispose la vocina. Intanto la neve aveva cominciato a scendere e il giovane pregò quella voce, dietro la quale intuiva si celasse una donna, di offrirgli un ricovero. Io non ho il fuoco e sono distante 1000 gradini. Riparati nella chiesa vicina. La chiesa è diroccata e con la neve che scende stanotte potrebbe pure crollare, insistette ancora Marianne Maistu. Allora costruiscitene una e che sia la più bella della contrada, gli disse la voce. Il giovane rimase un attimo in silenzio, interdetto. La costruirò di certo, se tu mi ispirerai con un disegno, affermò quindi. Va bene, lo tesserò. Torna tra un anno esatto, rispose la vocina dopo qualche istante. E queste furono le sue ultime parole. Il giovane si stabilì in quel paese, comprò un grande pezzo di terra pieno di pietre e passò un anno intero a ripulirlo
per porre le basi della sua costruzione. Intanto, su un fazzoletto di terreno lungo il confine, stabilì la sua dimora, costruendo una capanna di terra e paglia con un tetto ricoperto di canne. Poi, lì accanto, piantò tanti alberelli d'alloro e un piccolo orto, con cui provvedere al proprio sostentamento. Si recava ogni sera sotto quella finestra, ma sentiva solo un grande silenzio. Allora tornava a casa pensieroso e si addormentava. Aveva sempre davanti agli occhi quell'immagine vista nella grotta e sentiva ancora intensamente nelle sue narici lo stesso profumo di alloro. Passò un anno prima che quella casetta potesse trasmettere un nuovo cenno. E proprio alla mezzanotte dello scadere del tempo, sulla finestrella comparve una ragnatela straordinaria, intessuta con fili argentati e dorati, una specie di tappeto con mille ricami, che riportava un disegno minuzioso della chiesa da costruire. Sul bordo della finestra erano appesi tre rametti di alloro, che pendevano sopra il tappeto indicando la direzione. Il giovane comprese che quello era il disegno, lo prese con sé e si recò a casa per decifrarlo. Ci volle un mese intero per comprendere ogni dettaglio, dopodiché poté dedicarsi alla costruzione della chiesa, strato dopo strato, mattone dopo mattone. Ma anche se lavorava mattina e sera, nessuno poteva vedere la costruzione che cresceva. La poteva guardare solo lui. Il resto del paese pensava che fosse folle, poiché sembrava impegnato in una costruzione invisibile. Un bel giorno concluse la sua fatica, ma l'opera non era ancora visibile. Allora si ricordò del sacchetto di guano e cominciò a concimare le fondamenta della chiesa. Poi si recò alla casetta e attese un segno. Aspetta ancora 3 notti, poi torna da me, annunciò la vocina. Dopo la terza notte il giovane si risvegliò e trovò tutto il paese fuori dalla sua capanna ad ammirare la straordinaria chiesa del paese di Sorres, che giganteggiava sul suggestivo colle. La pietra bianca e nera che la costituiva era decorata con intagli, intarsi, cornici, archi, pilastri e colonnine. Nelle lunette sopra gli archi erano ricavati bassorilievi con cerchi, rombi e croci, mentre i filari di pietra scura vulcanica, quel famoso basalto che abbonda nell'isola, caratterizzavano la parte alta della facciata. La chiesa era avvolta dalla figura eterea e impalpabile di una donna ricoperta di foglie d'alloro, ma nessuno era in grado di vederla. Nemmeno il giovane architetto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle ore 11. Un saluto dalla Dei Mirangoli.